Che non lo so io. E tu? No, no, no. È uscito, vai. L'ha dato? Sì. Brava. Che va, che va. Dai. Oddio. Ho fatto bene, va. Sì, immagino. E poi se ti può mandare tutta la mia partita, non lo so, perché io sono... Oh, va. Ma come ha fatto? Ma come ha fatto? No, gli ha fatto modo sia, vabbè. Infatti sì, subito a me, 6 secondi dopo. Perché sti cazzi non stava bene, soprattutto. Ha fatto! Fuscello! Bravo Ale, fuori! Panini! No! Panini! Mamma mia Michael! Mamma mia Michael! Riparte! Vai Michael! Tira Michael! Tira! Ma oh, raga, questo è veramente brutto. Da Panini. Panini a Zeppi. Panini. La gamba non regge, ha fatto una cazzata. Lo faccia. Dai, tira, giro. No! Oddio! Carbonara, se c'hai l'idea, mettevi. Sto spizza cago dell'occhio qua sotto. Rigore. Spizzo Pier. Pier da De Rosso? Sì. De Rosso. Mi fa... Già io. Perché la tieni da su? Ma da sei uscito? Ma dai, Ale! Porta il microfono!
Ah, siamo qui con Antonello Carbonaro, mio compagno di squadra, nonché bomber di questo Panner Team. Stasera forse un passo indietro rispetto alla prestazione di venerdì sera, molto più convincente di quella di questa sera. No, non sono d'accordo. È partita male perché la nostra squadra è composta da elementi veramente disonorevoli. E parole pesanti. Sappiamo tutti a chi mi riferisco. E quindi è cominciata male per quello. Lo spirito non era quello dell'altra volta, anche se comunque abbiamo corso e abbiamo tenuto il campo. E secondo me gli avversari erano meno scarsi, erano più scarsi di quelli dell'altra volta. E con lo giusto spirito, secondo me un X lo strappavamo. Partiamo dalle cose positive. Anche stasera fanno il team in gol. Questo è un trend positivo che bisogna assolutamente replicare venerdì prossimo nello scontro diretto. Dobbiamo smuovere la classifica, almeno per onorare il play-out, fare questi tre punti ce lo possiamo permettere, però l'Azzeo è veramente una merda. Distinto questa sera, soprattutto perché era infortunato, e poi per il resto, a parte se non mi metti proprio dentro al palato il microfono... Cosa però fa interesse, però fa intervista. E poi... Niente, un bacio a Salvati, alla fine ci è venuto a vedere. Poi oggi non sono in serata, devo essere sincero. Cosa non ha funzionato questa sera, a parte Michael Da Costa? Elemento di disturbo in questo Panner Team. Davanti alla difesa, dentro la porta, sulla Michael fascia destra. Stanco? Se c'era Zeo gli dava il cambio? E invece era una merda. Invece era una merda, perché ha dovuto uscire sti cazzi, abbiamo preso tre gol a buffo. Vaffanculo. Uno sfogo duro. Quanto riguarda chi non è venuto, io non ne parlo davanti alle telecamere, poi dentro lo spogliatoio, insomma, prenderò provvedimenti, assolutamente. Più deluso dal direttore Walter Rizzo, che ha simulato un infortunio, dal ragno bianco Soricelli o dall'Azzeo? Quest'ultimo vorrei non nominarlo. Quest'ultimo vorrei non nominarlo. Per quanto riguarda il ragno bianco, ormai io voglio dire. Speriamo che sia andato in bianco, insomma, con l'amica di Salvati. E per quanto riguarda il direttore, vabbè, ma il direttore tanto me l'aspettavo, in settimana l'ho visto, era poco concentrato. Un saluto a Zeo Zerbino. Ciao Zeo Zerbino. Era poco concentrato, l'ho visto e mi immaginavo questa sua messa in scena. E anche col direttore prenderò provvedimenti, assolutamente. Sicuramente non mi faccio intimorire dalla carica che ha all'interno della redazione. Grazie mille, chiudiamo con la nostra perla d'avorio e d'ebano, Michael Da Costa. Una prestazione convincente a fasi alterne. Bene, ma non benissimo. Cosa è successo in porta? Ma purtroppo ho accusato a un certo punto problemi di varia natura e onestamente a causa del poco amore per la maglia di alcuni elementi non ho avuto la possibilità di chiedere il cambio. Ho anche qualche problema piuttosto serio questi giorni e non ero in grado di giocare. Purtroppo ho cercato di rendermi utile in porta e lì purtroppo è una partita che onestamente io mi rendo conto che era ancora in bilico, almeno fino al gol dell'1-0. Purtroppo con qualche mia responsabilità non troppo velata la partita. Saluto a Zeo, lo Zerbino. Però onestamente io devo dire, secondo me ci sono dei segnali positivi, no, perché abbiamo tenuto, secondo me, dignitosamente il primo tempo al di là di un passivo troppo pesante, e il secondo tempo purtroppo per limiti di natura prettamente fisici credo tendiamo a sfaldarci. Grazie a Michael, Marcello, Zalaieta, Da Costa. Qui dal Panner Team e dal campo dello Sport City a Via Alvaro del Portiglio è tutto. L'appuntamento è rimandato alle 20:30 di venerdì sera, dove il Panner Team si giocherà l'ultimo posto in classifica contro il Fuerte Tintiretto, una sfida che non si può perdere, nel senso che non potete perderla voi da casa e non possiamo perderla noi in campo. È inammissibile, una squadra che ha un passivo simile al nostro, e ringraziamo Salvati perché come al solito fa delle riprese eccezionali, anzi eccezionali. Un botto credibile. E quindi qui da Via Valore del Portiglio è tutto da Michele Scadarsi e Flavio Sarrocco. C'è stato il forte. Non c'è il forte Tintiretto. Tintiretto. Che cazzo di problemi c'hai, Salvati? O quei baffi. Due secondi anche per me. Okay. Perché io sono sempre stato, diciamo, il giocatore più cattivo, dovevo essere. Sì. E ho visto oggi Frazzini che si fa espelle. E mi dispiace, volevo essere la prima espulsione del Panner Team. Veramente una cosa che mi fa male. Siccome salto la prossima, non so se ci sarò per i playout, probabilmente non riuscirò a farmi espellere, è una cosa che mi fa molto male, spero il prossimo anno di riuscire a farcela. Vado negli spogliatoi a spaccare qualcosa. Per farti espellere basta anche bestemmiare a gioco finito.
La bestemmia adesso qui con l'arbitro, se l'arbitro ti sente, è espulsione. Ma non c'è l'arbitro, e comunque io sono un atleta di Cristo, quindi non farei mai queste cose. E da Oprah Winfrey è tutto, grazie mille al Funner Team, un applauso, a venerdì sera, una partita imperdibile.